Di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmila ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Tikmila non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmila, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72%, il 71% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmila UK LTD e Tikmila Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, riprendono i webinar live con il mitico Tony Cioli Pubiani. Questo sarà, diciamo, un evento composto da sette webinar conclusivi, quindi vi terremo compagnia fino alla fine dell'anno con questi sette webinar spalmati negli ultimi 3 mesi. Il prossimo ci sarà lunedì 28 alle 8:45. Ricordo che chi già è iscritto a questo non dovrà necessariamente riscriversi anche ai successivi perché l'iscrizione è automatica. Allora, adesso io mi sposto in piattaforma e andiamo a vedere un po'. Mercati. Arrivo, eccoci. Ok, allora Tony, questa settimana diciamo è la settimana conclusiva dove per Mario Draghi alla BCE, visto che ci sarà l'ultima conferenza di Mario Draghi, cosa aspettarci questi diciamo 2 giorni prima della conferenza? Secondo te possiamo andare della tecnica del tergicristallo che hai già insegnato in questi webinar, oppure meglio rimanere flat, non fare nulla e aspettare un po' quello che dirà Mario Draghi? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Eccoci qui all'inizio di questi ultimi sette webinar dove consiglio poi chi fosse all'ascolto di recuperare tramite il sito di Tikmila anche altri webinar perché ci sono sempre degli elementi di insegnamento, credo, abbastanza importanti. Ecco, comunque noi in genere il lunedì mattina, il martedì, insomma in questa occasione, facciamo un tentativo di pianificazione di trading della settimana e questa è la volta del lunedì, diciamo. E poi a fine settimana spesso facciamo anche la conclusione di quello che si è visto per dare spunti alla settimana successiva. Allora, per questa settimana sì, abbiamo l'ultima riunione di Mario Draghi, abbiamo questi mercati che sono molto, molto, molto poco volatili, noiosi, anche da poter evitare di guardare, perché effettivamente la volatilità è bassissima e gli spunti possibili, almeno per il trading intraday, sono isolati a uno, due, tre movimenti e poi la calma totale. Adesso non so quanto la riunione di Draghi possa essere market mover, credo pochissimo perché tutto quello che doveva dire l'ha già detto all'ultima riunione dove ricordiamo Mario Draghi ha definito quello che sarà il prossimo QE della Banca Centrale, 20 miliardi al mese a tempo indefinito, cioè non per la prima volta c'è un piano che non prevede la fine del piano medesimo. Si potrebbe andare avanti ad oltranza e miliardi sono 20 e più. Poi c'erano alcuni sconti per le banche per quello che riguarda i depositi a meno 0,5, insomma, e questo è quanto. Poi ci sarà Christine Lagarde e il passaggio di consegne, Christine Lagarde che sarà operativa già dal 1° di novembre, e quindi difficilmente, tradizionalmente non è mai successo, insomma, che a un giorno dalla fine ci siano degli sconvolgimenti importanti.
banche, credo che questa riunione sia abbastanza snobbata e non sarà da market mover né prima né dopo. Quello che invece continua a essere da market mover probabilmente è la risoluzione dei problemi. Anche ieri ho fatto un intervento, cioè sulla mia bacheca, un video sulle fonti dove in maniera c'è anche un mio post dove mi domando come il propellente per i movimenti rialzisti non siano certo i dati macroeconomici, non siano certo le condizioni dell'economia attuale, il che può succedere in borsa, essere fondamentalista non vuol dire che si debbano collegare i movimenti ai dati macroeconomici, assolutamente no, ma siano le aspettative degli operatori che, visto il potenziale risoluzione dei problemi, vogliono arrivare prima ad acquistare gli asset per poi sbarazzarsene al momento in cui i problemi vengano risolti. Questa è la mia interpretazione, di cui sono pienamente convinto, che può sembrare stramba, ma è coerente anche con le teorie fondamentali delle aspettative, ad esempio ben descritte da John Maynard Keynes nel libro Teoria Generale del 1936, dove vede gli operatori intenti solo nel gioco d'anticipo, nel fatto di avere degli asset per poi riuscire a liberarsi dal momento che c'era new. E quali sono queste aspettative? L'interminabile, quasi clamorosa vicenda dei dazi americani, dove forse già qualcuno sospetta, ad esempio anche Fugnoli, che è molto bravo, di Kairos, nella sua newsletter settimanale venerdì, scriveva: qui lo fanno apposta, o anche venerdì scorso diceva questa lenta guerra dei dazi, le soluzioni, gli incontri, una settimana sì, una settimana no, e fanno l'accorducchio, poi c'è l'altro accorducchio, poi si vedranno a novembre diranno che si vedranno a dicembre, insomma, questa pagliacciata che però di fatto sostiene i mercati, perché finché non sia la conclusione, ma c'è la trattativa, l'operatore sa, quello scaltro sa che in fase di aspettative tendenzialmente si sale pronto per poi magari realizzare il giorno dell'accordo. E bisogna stare anche attenti a questo, perché io mi ricordo nel 1990, anzi nel 91, il 28 febbraio 1991, quando finì la guerra del Golfo, io operavo già in borsa, tutti gli operatori facevano quel discorso. E da quel giorno lì le borse persero quasi tutti i giorni il 2-3%, perché se poi le basi macroeconomiche parlano di una recessione in Germania, di un'economia molto sullo zero in Italia, di un'America che sta rallentando, della Cina che sta rallentando al minimo dal 92, per cui sono 27 anni che non avevamo più 6, che più 6 è tanta roba, però è meno quello che si aspettava. Gli utili delle aziende da Standard & Poor's sono in calo, poi le trimestrali vanno abbastanza bene, ma vanno bene rispetto alle aspettative e al panel che avevano proposto gli esperti, cioè gli esperti dicono che questa azienda deve fare X, poi fa X più un delta. Allora sono state battute le aspettative, magari le azioni rispondono positivamente, ma questo non vuol dire che i risultati magari di questo trimestre, delle trimestrali che stanno uscendo, siano migliori di quelle dell'anno scorso. Vuol dire che sono state migliori rispetto alle aspettative decretate dagli esperti, dagli analisti, e che è un po' differente, mentre l'aggregato degli utili delle aziende quotate in America, nel Standard & Poor's, è inferiore, e questo è un fatto. È così come che ci sarà una lieve o un pronunciato, lieve o pronunciato, questo lo vedremo, rallentamento anche dell'economia americana. Ricordo per i meno esperti che il rallentamento non significa assolutamente recessione. La recessione si ha quando si scende rispetto al trimestre dell'anno precedente, cioè il prodotto interno lordo o reddito
ha un numero, un euro in meno rispetto all'anno precedente. Il rallentamento invece è quando si è abituati a viaggiare a 3%, 4% di incremento. Ecco che l'accelerazione, o meglio il gap, insomma la derivata prima diventa negativa, ovvero da 4 o 3% si scende a 2 o 1%, per cui il delta di incremento diminuisce. Per cui, per chi è esperto di analisi matematica, la derivata prima diventa negativa. Cala, c'è cioè rallentamento, come se noi viaggiamo in autostrada ai 30, ai 100 km all'ora. Se improvvisamente facciamo gli 80, procediamo in avanti, per cui c'è un incremento anche del prodotto interno lordo, ma c'è un rallentamento. E questa è la situazione. Le borse sono vicino sempre ai massimi, però sembrano non volerli toccare. Sembrano, anche ieri il DAX ha un record del 2019 a posto, parliamo del Future, alla 12.805, grosso modo l'indice circa lì. Vediamo che il Nasdaq si avvicina a quota 8.000, e poi sembra essere respinto. Il nostro Future invece sicuramente vive anche lui di splendida forma, in sintonia con tutte le altre borse mondiali. A livello annuale abbiamo avuto un massimo di intorno ai 12.600 punti, mi sembra giovedì scorso. C'è stata una flessioncina venerdì, ieri una ripartenza, insomma, oggi siamo sempre a 0,4-0,5, vicino al massimo assoluto. Cosa fare in questa situazione? In questa situazione doveva sempre su, doveva sempre su. Il tergicristallo, per rispondere esattamente a Giuseppe Cericola, si può fare quando c'è un moto, un certo tipo di aria frizzantina, però non monotematica. Invece ieri abbiamo avuto, ad esempio, un po' per tutte le borse, una partenza subito brillante, una finta poco importante, un'accelerazione, poi ore e ore e ore di calma assoluta. Ad esempio, il Nasdaq 100 si è fermato, è stato su 10 punti praticamente tutta la riunione, tra 7.630 e 7.640. Lo stesso FIB è stato in area 4.10, 4.20, 4.30, 4.40 per tutta la parte del pomeriggio. Lo stesso DAX è stato in questa situazione. In queste situazioni di bassissima volatilità, il tergicristallo purtroppo non si può fare, cioè cercare lo sfrizionamento contro trend, il long nelle fasi di minimi della seduta, e lo short nei fasi di massima, perché l'andamento innanzitutto è lentissimo e poi tendenzialmente è lineare, cioè nel senso direzionale verso il nord, in accelerazione rialzista. Quello che facciamo oggi, io oggi, come idee particolari non le ho, sarei sempre, perché alla fine tendenzialmente può pagare quello di colpire eccessi. Per parlare dell'indice FTSE MIB, ad esempio, abbiamo adesso la partenza che dovrebbe essere intorno, parliamo di indice, ai 12.000, ai 22.500 punti, 20.000, 22.500 punti. Ecco, all future, idem, sui 22.440, io in questo momento lo vedo partire. Ecco, qui secondo me, se uno già shorta 50 punti sopra, cioè in area 22.5 di FIBA o 22.550 di indice, o compra in area 22.4 400 di FIB, 390, 390, 440, ci sono 50 punti di differenza, insomma, senza diventare pazzi, di indice, può essere un'occasione per fare qualche punto, perché non dovrebbe esserci una direzionalità particolare. Vedo il DAX personalmente un po' più stancherello, nel senso che ieri, anche durante il collegamento, era 12.780. Vedo che fatica a rimanere sui massimi assoluti, ma parliamo di quote importantissime. Il DAX 12.800 è veramente una quota impensabile solo un paio di mesi fa. Ricordiamo che era arrivato, era
era sceso ben sotto i 12, era arrivata a 11,6 mi sembra. E quindi abbiamo questa situazione qui, stesso discorso per gli indici americani. Per quello che riguarda gli indici americani, la mia idea è questa, l'ho presa perché io ero molto più cautelativo, ero molto più ribassista, diciamo, non mai pesantemente ribassista, però ero dell'idea che non ci fosse questo slancio particolare che hanno avuto gli indici. Proprio perché appunto andiamo verso quelle situazioni economiche che avevo descritto prima, invece probabilmente anche l'eccesso di liquidità, le manovre che sta facendo anche Powell, di cui parlano pochi, poco perché Powell comprerà 60 compra 60 miliardi di dollari al giorno di titoli a breve termine, a breve scadenza, che si chiamano bills, massimo a un anno, e fa delle operazioni repo importanti, cioè sta erogando di liquidità molto il sistema degli Stati Uniti. In Europa, partiamo col cui, si vede un po' che queste situazioni qui fanno snobbare agli operatori, come succede spesso, per carità, tutti i problemi che vengono soffocati, cioè non vengono ricordati, che magari possono anche incidere poco sull'economia, però abbiamo ad esempio la Turchia scatenata contro i curdi con Erdogan, in un conflitto importante, abbiamo addirittura in Cile che c'è una rivolta, un fatto importante. Cile non è da trascurare, in Sud America è una realtà importante. Abbiamo dei dati, abbiamo tra un po' anche il prodotto interno lordo della Germania che verrà ufficializzato negativo, dando vita alla recessione tecnica. Abbiamo in Italia un governo che a me piace poco, cioè non è che piace poco il governo, ma piace pochissimo questo tipo di manovra che vogliono fare, una manovra orientata più al marketing, alla repressione contro gli evasori, le manette, il contante, sono tutte delle manovre che alla fine, anche se si vuole soffocare l'evasione fiscale, alla fine sono sempre impositive, gabelle, gabelline, però non volte allo sviluppo. Sarà anche difficile farlo, però più di uno stampo non sicuro, non sicuramente idoneo con quello che vorrebbero le borse e i mercati. Anche qui anche, è un po' una situazione un po' balorda, però il trend è marcatamente rialzista, e questo è una constatazione che va fatta. La volatilità è bassissima, la volatilità europea è bassissima anche a quella americana. Se voi andate a vedere l'indice VIX o i suoi future, vedrete che siamo su, lo vado a vedere anch'io per dare, ecco, VIX, perché sempre dei numerini che, ecco, ieri addirittura l'indice è andato a 14. Veniva da 17-18 e il suo future, vediamo il suo future perché vabbè, lì dovremmo fare delle cose, insomma. Faccio vedere anch'io dalla piattaforma Investing. Sì, 14 segnala. Ecco, per Quindi cui bene. viene da 16-17 e poi è destinato anche a calare, eppure abbiamo questa situazione. Però, visto che l'ospite sono io. Io sono abbastanza convinto di aver ragione, cioè nel senso che sono situazioni che a shortarle sono pesanti, perché bene o male se uno rimane short di soddisfazioni ne ha molte poche, però l'abilità che deve avere l'operatore che segue questi webinar, qualora vada in posizione short o sia già in posizione short, è quella di essere capace a prendere un ribasso multiplo di tante volte i soldi che rischia, nel senso che in un trend del genere, ripeto, è molto più probabile che si vada su. Cioè io so benissimo che adesso ti metti qui 4 e 5, sto guardando FIB derivati, oppure anche CFD. Quanto quota CFD TICMIL Siamo così? abbastanza allineati, 22.055 adesso. Ah, magnifico, vale come l'indice, per cui è stupendo.
siamo allineati finalmente, perché ogni volta devo farne tre, no? L'indice, il PIB, allora questo Siamo vedete sempre allineati, con l'indice siamo magnifico, allineati. magnifico, 22.505, lo vedete, che probabilmente andremo a 5.10, 5.20, 5.30, 5.35, lentamente, e da questi livelli poi ci si ferma. Ecco. La verità è che quando i trend sono così, o uno decide di non far niente, o uno decide anche di andare long, mette il suo stop ovviamente a ribasso, perché se dovesse girarsi, non so, ci può essere una dichiarazione Brexit, ce n'è una un giorno sì, un giorno no, sfavorevole, ci può essere un tweet di Trump, ci può essere un dato macroeconomico molto brutto, è già successo a inizio ottobre che dei dati macroeconomici molto brutti influenzassero la borsa, poi se ce ne scordiamo. La giocata è quella, secondo me, diciamo strategica, ecco, diciamo strategica, è quella di avere uno short che non dia fastidio, per cui ognuno deve fare l'esame di coscienza, non deve tirare la carta grossa, uno short non fastidioso che può essere veramente sopportabile, convinto di pagare un biglietto dell'autobus, un biglietto del treno quasi tutti i giorni, per cui ti metti in una posizione short dove sai che puoi subire lo 0,4, lo 0,3, lo 0,22, lo 0,47, lo puoi subire, ma l'abilità sarebbe anche quella di saper poi cogliere un eventuale e probabile drawdown che, come già avvenuto nel mese di ottobre, che mi ricordo ci fu una riunione. Mi sembra il 1º ottobre, non vorrei sbagliare, dove arrivavamo ad esempio di Future Italiana 22,4 e poi col dato ISM americano e prima tedesco si ruzzolò fino ad arrivare la settimana dopo addirittura a 21.060. Per cui 1.400 punti fatti in 3-4 giorni, che ovviamente nessuno sa qual è il minimo, nessuno sa qual è il massimo, però capite come la logica di questo gioco può essere efficiente solo nel caso in cui uno abbia una size che sappia gestire contro trend in maniera di sopportazione, per cui deve essere molto bassa, insomma, non deve dare fastidio, e anche la fase di raccolta eventuale deve essere, se tu hai un qualche cosa che ti pesa, tendi a chiudere e anticipare lo short. È una cosa che ho visto fare, ecco, io lì sono abbastanza bravo, se rimango short ci provo, e uno può arrivare a target multipli di quello che ha rischiato, perché se uno è sotto è capace di rischiare 200-300 punti di FIB, diciamo 100 punti, 150 punti di DAX, deve essere anche in grado di fare una strategia multipla del rischio che corre. Per cui, ecco, facciamo un esempio così siamo chiari a tutti. In questo momento siamo in area 22.510 di indice FTSE MIB o di CFD, 22.510. Uno fa uno short con stop 6,60, 6,60, per cui 150 punti, ma deve porsi un target di 600 punti, per cui il quadruplo dei punti che rischia di prendere. Per cui un rapporto rischio-rendimento 4 a 1, che è molto vantaggioso, però non nascondo che le probabilità di realizzo non sono 50%, sono molto meno. Se fossero il 25%, cioè una su quattro, noi avremmo un valore atteso, avremmo una giocata, tra virgolette, parimenti efficiente, cioè una giocata che non è in svantaggio, diciamo. Se le probabilità fossero il 26%, cioè più di una su quattro, ricordiamo che il 25% è una su quattro, 26%, anche avendo, vi faccio proprio un esempio matematico da giocatore, ecco, anche avendo il 74% di essere stoppati con 150 punti, se noi avessimo solo il 26, cioè poco più di una su 4, una su 3,90,
Ecco che la nostra giocata che va a cercare un target di 600 punti sarebbe una giocata efficiente, una giocata che nel lungo periodo ti consentirebbe di sopravvivere e di guadagnare qualcosa sui mercati finanziari. Ecco, oggi facciamo in questo momento di calma assoluto, Giuseppe, dobbiamo fare questo tipo di ragionamenti perché stare qui a fare i pistoleri. Dove c'è un feedback che mi sto già addormentando e sono le 9:11, che sono i minuti più brillanti, sono i minuti più brillanti. Dove c'è un future che sta. Infatti, su 5 minuti così brutte non le vedevo da un po', Non le quindi sì, sicuramente sugli indici forse sono più interessanti le valute in questo periodo perché per più volatilità, esempio su sterlina, il CAD e il Forex. Tony, sì, faccio questa domanda su questi target comunque ambiziosi, con un mercato però così brutto, appunto, dove ci si rischia di addormentarsi. Quanto può essere a livello psicologico stressante una situazione del genere dove si va a cercare comunque un target ambizioso? Quindi sicuramente si va in multi-day proprio per fare questi 600 punti, rischiandone 150, credo che a livello anche di stress sia a livelli altissimi, o sbaglio? È giustissimo quello che dici. A questo punto parte la lezione sulla gestione del trading in questo modo. E questa è una lezione nuova, questa non le ho mai dette, forse non l'ho mai detta in assoluto da nessuna parte. La domanda è pertinente perché se uno si mette a osservare questi mercati, specialmente se hai una piccola posizione di ribasso, ti ammazzi. Ti ammazzi perché non hai mai una gioia, oppure hai le gioie che durano un quarto d'ora e c'è quasi immediatamente il recupero. È successo anche ieri, a un certo punto c'è stato, non mi ricordo che ora, verso le 10, una caduta di 60-70 punti di FIB, immediatamente recuperati. O la stessa giornata di venerdì, sembrava sgocciolare tutto, poi lunedì addirittura c'è stato voto della Brexit negativa, è ritornato tutto su. Fino ad arrivare adesso a 22.520, per cui è giustissimo quello che dici. Effettivamente, in queste situazioni, stare con gli occhioni a sperare, guardare il monitor, tifare o a preoccuparsi particolarmente del tuo trade, ecco perché la salsa deve essere di comfort, non è consigliabile. Non è consigliabile. Io stesso. Adesso sono qui e faccio il webinar, però tra un po' me ne parto, faccio la valigia, me ne parto per Milano, prendo il mio treno e magari voi sapete, faccio qualche articolo, scrivo, rispondo a qualche email, incontro, cioè cerco di avere una distrazione a seconda di ognuno di voi. Adesso non c'è chi ha da lavorare, cioè non è che siamo tutti lì con gli occhioni, insomma anche te Giuseppe sei un manager. Non è che puoi considerare la tua posizione, starla lì, non mollarla, tanto serve a niente. Ecco quello che dicevo io, che quante volte io leggo sui social network o dicono, sono stupidate, dicono questa frase: ah, ma i veri trader non vanno in TV, i veri trader non fanno i webinar, i veri trader non fanno, sono strozzate, perché i veri trader posso, anzi, non è che uno dal momento che prende una posizione sia straimpegnato. Cioè io posso capire Giuseppe che è un manager e ha da fare, ma nel caso mio, io personalmente non devo dimostrare, sono un vero trader, cioè sono uno che trada tantissimo. Non è che sia poi lì che debba stare con gli occhioni, col grafico, impegnatissimo a farmi strappare il cuore, perché si soffre anche io soffro, eccetera. Trovi altre distrazioni che nel mio caso io ne ho infinite, perché collaborando anche con tanti broker, con banche, avendo ad esempio domani sono a Milano, ho 7 presentazioni, 7. Quindi ne ho da fare di cose, ho 3 figli, ho una moglie, vado fuori a farmi una corsetta, faccio una passeggiata, cioè, sono situazioni in cui io sconsiglio di rimanere
attaccati sul monitor e sfruttiamo, visto che poi a Bologna ieri c'erano erestate, approfittiamo di non abbruttirci, almeno chi è sul FIB, sul DAX, sul Nasdaq, sugli indici, in queste giornate qui. Perché stare lì a monitorare con attenzione non serve a niente, anzi, io riconosco la qualità di un trader proprio in base alla filosofia e all'approccio che ha. Uno che sta lì con gli occhioni a monitorare ogni istante, perché io devo essere sul pezzo, sta 12 ore al giorno per seguire un trader, magari è anche bravo, ma sicuramente non è un trader di esperienza. Uno c'è, cioè il trader vero è l'assioma, è il contrario di quello che si crede, non ha mai un cavolo da fare. Il vero trader, io non ho mai un cavolo da fare, cioè quando faccio trading non ho mai. Ho altre distrazioni, Dio ringrazi, perché in queste situazioni uno, se ha qualsiasi cosa in alternativa da fare, se le inventi. Di alternative ce ne sono tantissime, appunto, consiglio anche delle passeggiate, delle corsette, che ancora il clima tiene buono, palestra, se uno ha l'amante vada con l'amante, se uno ha la fidanzata stia con la fidanzata, se uno ha dei figli stia anche con dei figli. Perché abbruttirci? Per cui stare a monitorare, ci sono gli stop, uno si piazza lo stop, come ho detto, a 660, lo mette, poi se viene stoppato può pensare di rientrare o no, con tutta calma, può uscire e si mette il take profit non lo mette. Il take profit non lo mette perché questo è un consiglio che do, io ci metto la faccia, le sbaglio, le prendo, le sbaglio, ma il clima da giocare. In questo mese di ottobre, ma poi ve lo ricordate a ottobre? Io me le ricordo tutte perché sento anche gli altri tre. Sembrava che ottobre il ciclo controciclo dovesse essere mese storicamente bruttissimo. Poi era partito in un ottobre con dei meno due. Ecco, ottobre è stato uno dei mesi migliori perché abbiamo battuto tutti i record. Record del Sì, film, dopo là. È tutto qui. Comunque. c'erano un po' di... Sembra che ci stiano ascoltando. Vediamo, infatti adesso un po' il FTSE si è mosso. Sì, condivido pienamente la tua view, il classico set and forget, nel senso che noi piazziamo l'ordine e poi ce ne dimentichiamo e andiamo a fare altro, tanto comunque poi ci sono mille modi per seguire anche fuori, no? Abbiamo ormai tutti lo smartphone e possiamo comunque seguire nel caso fosse necessario. E poi Mattia ci dice: Tony, torniamo in spiaggia, quindi anche lui condivide la tua view. E poi allora già ti sei espresso su, c'è qualche domanda, quindi adesso magari lasciamo spazio a qualche domanda. Giuseppe ci chiede una tua opinione sul Nasdaq, che comunque già No, mi pare. Nasdaq lo seguo tantissimo, Nasdaq lo seguo quasi come il FIB e il DAX, anzi seguo, vabbè, il FIB, vita, morte, miracoli, passaggi, contratti, tutto. Come FIB sono l'Italia, almeno nel suo indice primo, nei suoi principali titoli, credo di essere, proprio oggi sono immodesto, sono sicuro di essere il massimo esperto italiano. Proprio sono sicurissimo. Proprio in Italia non c'è nessuno che può parlare, no, ma non per bravura, proprio per tempo dedicato, perché io l'ho visto nascere a 10.000 e da quel giorno l'ho sempre seguito, l'ho sempre tradato, lo sto tradando anche adesso. Chi segue lo sa benissimo, come conosca bene Eni, Enel, Unicredit, Intesa, Generali, Snam, i titoli a maggior peso. Conosco bene vita, morte, miracoli e il FIB, ho una sintonia, io riesco a guadagnare qualcosa, non dico che sia un fenomeno, anche quando sbaglio, perché eccetera. Mi sto innamorando del Nasdaq da un paio d'anni, non ho le stesse soddisfazioni, anche ho preso delle belle secchiate, però il Nasdaq si riesce a inquadrare perché devi entrare nella testa degli americani. Allora, sul FIB l'abbiamo descritto, eh? No, lo dico, c'è il filmato che per ora sta venendo bene. Per cui abbiamo proposto uno stop, uno short in area 22.500 di 150 punti, lo stop per andare a farne 600. Perché poi ci vediamo lunedì prossimo, giusto, Giuseppe? Esatto. Sì. Ah, vabbè, ma io sono sempre ottimista, sbaglio a essere ottimista.
perché poi la gente mi segue e a volte si fa anche male, me ne dispiace come loro. Comunque, siamo qui per dare degli spunti. Nasdaq. Il Nasdaq è la prima volta da quando un po' lo seguo, che lo seguo bene, 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 sono 2 anni. Prima lo seguivo come seguo il Dow Jones adesso, lo Standard & Poor's, ovviamente lo seguivo, ma non è che mi sporcavo le mani. Invece sul Nasdaq mi sporco le mani, nel senso che entro, esco, ci soffro, le faccio di tutti i colori con Nasdaq. Diciamo, è la prima volta anche lui che si avvicina velocemente a quota 8.000 senza toccarlo, cioè generalmente a questi punti, e quando ha un obiettivo, io ho visto che qui ha fatto 8.002 il giorno 12 settembre. A settembre ha fatto questo guizzo 8.002, ma parlo del 12 settembre, adesso è passato più di un mese, mentre nella giornata, è molto interessante, del 17, ecco, vedo che è arrivato, mi sembra, 7, 9, 93, 25, parlo del future, e poi c'è stato lì a ballare. Insomma, siccome gli americanoni hanno tutto uno stile di gioco molto, loro sono proprio inquadrati, molto tecnico, secondo me, molto manovrato, molto, non c'è discrezionale, le mani sono tutti lì con dei gran automatismi, ecco, vanno in automatico. C'è stato un rifiuto dello scavalcamento di quota 8.000, che tra l'altro avrebbe dato via la ricerca di un nuovo record storico fatto intorno a 8.050 il 29 di luglio. Me la ricordo quella data perché ovviamente ero short. Ricordo bene. E lo vedo un po' bastardo, perché tra l'altro ha fatto anche uno scroscione venerdì scorso, così. È partito a 7,950, è arrivato fino a 8,8, 7,8 e 50, sembrava la morte di un qualche cosa che crollava, poi è rinvenuto su. Allora, arrivo alla conclusione, perché dico queste cose? Perché il Nasdaq denota, in quella discesa enorme che ha fatto venerdì scorso, andatevi a vedere quello che ha fatto venerdì scorso, prendetevi un grafico 15 minuti dell'ultima settimana. Ecco, io me lo sto guardando sulla mia piatta. Andate a vedere quello che ha fatto il giorno 18, cioè venerdì scorso, che era bello comodo lì a quota 7, 9,50, e ha fatto uno scroscio. Io ero in treno che tornavo dal coso, però l'ho visto. È arrivato fino a 7,40 con una velocità e una violenza insolita. E questo l'ha fatto 2 sedute fa. Quando i movimenti, in un senso o in un altro, non solo per il ribasso, in un senso o in un altro, sono violenti e sono capaci, senza nessun market mover particolare, perché io ero in treno, poi mi sono detto, non c'è stato un tweet, non c'è stato un Brexit, una notizia, niente, niente, perché se c'è il market mover, allora uno dice, c'è stata una notizia, sono scattati gli automatismi, eccetera, 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 allora lo giustifichi. Però quando dalle 4 di sera di venerdì un indice che valeva 7,954 ti crolla alle 19, ti perde 110 punti fino ad arrivare sotto 7,840, per cui ti perde 110 punti di Nasdaq, eccetera, e con quella violenza sta a significare, e questo è un dato oggettivo, che se no, in assenza di market mover, che molta gente, scusate il francesismo, si caga addosso di star long e poi recupera la posizione perché vede che
le cose poi non vanno così male. Quindi io giudico questa ferita molto importante che ha fatto solo 2 sedute fa, prodromica al fatto che gli operatori hanno paura a rimanere su questi livelli in questa situazione. Non c'è stata una giustificazione dal punto di vista di notizie, non c'è stato neanche un bilancio, perché voi sapete che ci sono le trimestrali, ma le trimestrali vengono rese note dopo le 22 o prima dell'apertura, mai a mercato aperto alle 4 del pomeriggio. Quindi giudico questa squarciata un segnale d'allarme che dovrebbe fare vedere le sue conseguenze già questa settimana, quando saremo in fiera di Milano. Alla fiera, non so perché, quando ci sono le fiere, tradizione vuole, sia a Rimini sia a Milano, l'anno scorso me lo ricordo, veniva giù tutto, che i mercati non siano poi brillantissimi, si prende un po' beneficio quando c'è la fiera di Milano. Questo non vuol dire niente, è un po' scherzo, però. Do il mio giudizio, insomma, quella ferita lì di venerdì scorso, mentre la risalita è stata un classico, cioè perché gli americanoni, se non succede niente, loro continuano a comprare fino a tempo indeterminato. Però anche per quello che ho detto del FIB, e si può intuire sul DAX, sul Nasdaq sono convinto che si possa rivedere questo minimo che è rimasto nel grafico molto velocemente, posto, lo dico esattamente perché a 7.836, direi, di Nasdaq 100, e quindi grosso modo anche CFD più o meno sarà 7.830, perché qualcosa del genere, Sì, siamo a ecco. qualche punto di differenza, ma siamo anche qui allineati. Ok, va bene, allora vediamo. Sono già le 9:30, quindi il tempo è volato come sempre. Allora, il FTSE, Tony, per adesso sta andando un po', come detto, ha fatto già diversi punti. Mancano 545 punti dei 600, 545, per cui avete tutto il tempo di fare la passeggiata oggi. Eh sì, perché adesso aspettare 550 punti così non vedo l'ora. Va bene, allora noi adesso io direi di chiudere qui e ci vediamo il prossimo lunedì alle 8:45, quindi sempre, sono, ricordo, 7 appuntamenti, quindi adesso uno di questi 7 si è concluso e vi ricordo che se vi siete già iscritti a questo non è necessario riscriversi per quello di lunedì. Allora, Tony, ti saluto, ti ringrazio ovviamente Giuseppe per l'analisi, anche Raffaele dice molto interessante, quindi diversi complimenti in chat. Grazie a Giuseppe, grazie a Raffaele e grazie a tutti. Qualcuno di voi, magari se è lombardo, venga a Milano. Te ci sei, vero Giuseppe, o Io vengo a fare un giro, sì, domani. vieni a fare un giro, mi trovi senz'altro, sempre piacere di salutarti. Ricordo che io sono onorato, cominciamo a dirlo, perché saremo a Milano insieme, proprio insieme, Giuseppe, giusto? A Palazzo delle Non è Stelline. che un po' già sono emozionato perché sarà il mio primo speech dal vivo. Quindi il 27 di novembre ci sarà l'ITF di Milano, la sessione invernale. Quindi faremo un intervento e parleremo di. Vabbè, non voglio spoilerare, poi verrete Non spoileriamo. Comunque è sempre un piacere, perché con me. Assolutamente, anche posso per me. dirlo, io ho avuto anche altre richieste di lavorare, eccetera, però io con Giuseppe mi trovo molto 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 bene, per quello che riguarda almeno il campo CFD, insomma, è veramente un piacere stare con Tecmil, preciso, in Grazie. per cui no, mi piace proprio, poi si capisce che mi piace. Per cui poi anche questa serie di webinar che abbiamo fatto è un qualche cosa, secondo me, se uno lo risente al tempo mentre corre sul tapirulano, prima di andare, qualche cosa, c'è sempre qualche cosa da imparare, insomma, almeno spero. Amen. Assolutamente, assolutamente sono d'accordo e onorato. Sì, la registrazione ci sarà, quindi rispondevo a qualche domanda. Poi nel pomeriggio me la giro. Grazie a tutti e buona giornata a tutti.
Grazie a tutti.